Da una parte Nicola Bitontino, che vive e lavora in Sicilia, dall'altra Pina, infermiera in un ospedale Covid a Montecchio, in provincia di Reggio Emilia, e combatte assieme ai pazienti con il virus quotidianamente. Prosegue così il nostro viaggio in Italia con le loro importanti testimonianze. Ciao, sono Nicola Mendolara e sono di Bitonto, ma da diversi anni vivo a Vizzini, in provincia di Catania. In questo momento storico, un nemico invisibile chiamato coronavirus ci ha cambiato la vita, le nostre abitudini. E tutto ciò mi sta tenendo lontano dagli amici e dai parenti, e questo non sono abituato. Però sto capendo il vero senso e il vero valore della famiglia, perché sono più tempo a casa con mia moglie e i miei figli. E questo bisogna fare, bisogna rimanere a casa, non uscire, solo per motivi validi. Purtroppo i miei genitori e i miei fratelli sono molto lontani, ma grazie ai social network li sento vicini. Voglio fare un saluto a tutti i miei concittadini di Bitonto e soprattutto ai miei genitori Giuseppe e Maddalena e ai miei fratelli Vito e Antonio. Distanti ma uniti ce la possiamo fare. Rimaniamo a casa. Solo così possiamo uscire da questo tunnel. Ciao a tutti. Ciao, sono Pina, sono un'infermiera bitontina che mi sono trasferita nel 96 nella provincia di Reggio Emilia per lavoro. Sposato con un bitontino e lavoro all'ospedale di Montecchio. La situazione è davvero critica e rispecchia le notizie date dai vari telegiornali dove vengono sono coinvolti gli operatori sanitari, quindi medici e infermieri. Questo per il crescente numero di contagi che aumentano di giorno in giorno. Anche i nostri turni sono dei turni impegnativi, stressanti, ma che comunque lo facciamo, il nostro lavoro comunque viene svolto con impegno e professionalità. Io il messaggio che veramente vorrei lasciare è quello di restare a casa, perché sarebbe il modo più efficace per davvero contenere questa epidemia. Un saluto a tutti i bitontini, alla mia città e mi auguro vivamente di poterci riabbracciare tutti nel più breve tempo possibile. Ciao!